Adesso a Napoli, perché tra le vele di Scampia, simbolo di degrado e malavita, c'è una scuola d'eccellenza capace di formare studenti che trovano subito lavoro. L'inviata Isabella Schiavone. A due passi dalle vele di Scampia, simbolo di criminalità, degrado e droga, è la scuola e il volto del riscatto. Istituto Tecnico Ferraris, quasi 1600 studenti, aspiranti ingegneri, informatici e elettrotecnici. Molti di loro sono richiesti dalle più grandi aziende italiane. Sono stato assunto dopo 6 mesi del diploma. La scuola mi ha formato sia a livello, diciamo, professionale e sia a livello comportamentale. Solo nell'ultimo anno 6 studenti sono passati dalla maturità al contratto regolare in 2 mesi. I ragazzi frequentano le aziende per un periodo variabile da 3 a 4 settimane. La scuola organizza per loro stage formativi, esperienze di studio all'estero, partecipazione a progetti creativi. Il primo stage che abbiamo fatto è stato in Inghilterra. Io ho ideato una fresa a 3 assi per fare delle incisioni su materiali leggeri come ad esempio la pietra. Vorrei continuare seguendo gli studi, facendo ingegneria elettrica. Una scuola che forma e che fa crescere, aiutando a raggiungere consapevolezze importanti. Diciamo che noi ci sono anche educatori di vita. Ci hanno permesso di capire che noi, anche i ragazzi di Scampia, possono, diciamo, fare qualsiasi tipo di lavoro e siamo all'altezza di qualsiasi cosa.